protagonista in 5 delle 14 rappresentazioni del Nabucco di Verdi, l'opera che ha aperto la stagione lirica dell'Arena di Verona. Christian Ricci, il tenore padovano, è salito sul palcoscenico dell'Anfiteatro Scaligero per la terza volta. Un'emozione che si rinnova, come deve essere ogni volta che una voce calca le scene. La lirica è pathos, melodramma, adrenalina. L'adrenalina, ingrediente principale per il successo. Un po' di paura prima di entrare, chiamiamola adrenalina, chiamiamola servizio per l'arte, chiamiamola fuoco sacro. È sempre quel battito del cuore fortissimo che ti prende prima di entrare in scena. Entrati in scena, tutto svanisce, la voce va libera sull'orchestra e si è sul palcoscenico dell'Arena di Verona. Il terzo debutto su questo splendido palcoscenico, in un ruolo che amo, come quello di Ismaele in Nabucco di Giuseppe Verdi, mi rende non felice, molto felice. Ricci è Ismaele, personaggio che incarna colui che si dibatte tra la ragion di Stato e l'amore. Ismaele è il personaggio chiave di Nabucco per quanto riguarda la forza di Dio nell'opera. Ismaele compie il suo destino tramite un atto d'amore, amando Fenena e rischiando tutto per lei. Io amo questo ruolo, che è un ruolo verdiano della primora e un ruolo che si addice in maniera speciale alla mia vocalità, quindi un ruolo acuto, di tenore drammatico ma molto acuto. Un ruolo adatto alla vocalità dell'artista di Montagnana. Io incarno quello che è il tenore del popolo, ma ogni cantante, ogni artista è tenore del popolo, poi qui all'Arena ancora di più, dove la massa degli appassionati e delle persone che amano la lirica intervengono ogni stagione per sentire i loro beniamini. Io sono anche beniamino del mio territorio, poiché al territorio do il prestigio che ha nella storia della lirica, soprattutto veneta. Ecco che varcare ed essere su questo palcoscenico, sia con il ruolo di cantante, di primo tenore di quest'opera e il ruolo che mi porto dietro di direttore artistico del Laboratorio Lirico del Veneto, è un doppio risultato. Viva il Veneto, viva l'Arena di Verona. Un tenore che deve fare i conti ora con i vocalizzi di una nuova vita. Il neopapà che è superato dai vocalizzi e dagli acuti di Alessandro, che non ci fanno dormire la notte.